Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di piante e in particolare della Sansevieria. Questa pianta è una pianta sempreverde della famiglia delle Agavacee. È una pianta che solitamente troviamo negli appartamenti, ma in alcuni casi si può anche mettere nelle terrazze. Andiamo ora a vedere come si presenta. È caratterizzata da delle foglie variegate di forma lanceolata. Queste foglie possono essere sia piatte che cilindriche. La consistenza delle sue foglie è coriacea e di un verde scuro. La lunghezza delle foglie di questa pianta può variare, dipende, in alcuni casi arriva a 30 cm, in altri addirittura può raggiungere e superare il metro. Parliamo ora della fioritura. I fiori che produce sono bianchi oppure verdastri, sono molto profumati e raggruppati tra di loro. Tuttavia è molto raro che fiorisca negli appartamenti, ma piuttosto è probabile che fiorisca nel suo paese di origine. A proposito di origine, vi dico che questa pianta è originaria dell'Africa. Proprio per questo motivo predilige un terriccio duro, sotto il quale si consiglia di mettere delle pietre. Se vogliamo rinvasare questa pianta, l'ideale sarebbe fare un mix tra terriccio da giardino, foglie e torba e sabbia. Questa pianta ha bisogno di molta luce per crescere bene, ma mai la luce diretta del sole, quindi possiamo tenerla in un posto in casa luminoso, ma non davanti a una finestra nella quale il sole colpisce direttamente la pianta, perché le farebbe male, e in più con il vetro il sole fa un effetto lente sulla foglia e rischia di bruciarla. Abbiamo detto che è una pianta originaria dell'Africa, quindi come potete immaginare le piace stare al caldo, ma posso dirvi la temperatura minima sotto la quale può stare, che è tra i 10 e i 13 gradi. Mi raccomando, non scendete sotto questa temperatura. Per quanto riguarda il mantenimento, questa pianta in primavera e in estate va annaffiata una volta ogni 2 settimane, ma in giorni molto caldi conviene annaffiarla un po' più spesso. Vi do il mio solito consiglio, che è quello di guardare il terriccio della pianta, toccarlo col dito, se vedete che è umido la lasciate stare, se invece iniziate a vedere che il terreno è secco, mi raccomando, datele dell'acqua. In ogni caso è meglio non annaffiarla troppo, perché è una pianta che teme i marciumi radicali. Oltre ai marciumi radicali, un'altra avversità che può capitare a questa pianta è quella di prendere un parassita. Il parassita di cui stiamo parlando è la cocciniglia. Se doveste notare che la vostra pianta ha la cocciniglia sulle foglie, allora in quel caso conviene trattarla con un prodotto specifico. Oppure io vi posso consigliare un metodo naturale da fare in casa: prendere un batuffolo di cotone imbevuto nell'alcol e passarlo sulla foglia che è stata aggredita da questo parassita. Se anche voi siete amanti di questa pianta come me, per favore ditemelo sotto nei commenti e ditemi che metodi utilizzate per curarla. Se avete delle domande su questa pianta, scrivetemele sotto nei commenti che io vi risponderò. E se volete qualche altra informazione aggiuntiva, potete andare sul sito di piante.it e cercare la scheda dedicata, ve la lascio sotto nella descrizione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al mio canale. Vi lascio qua sopra una playlist con tutte le piante che abbiamo già trattato. A questo punto vi saluto e vi do un bacione. Ciao!